Siamo a Cagli nella notte, i vigili del fuoco stanno lavorando per rimuovere dai tetti i candelotti di ghiaccio. E, è una vera emergenza e anche il sindaco Catena ha fatto un'ordinanza per evitare la circolazione nei punti più pericolosi del centro storico, ma vediamo il servizio. Ma purtroppo le previsioni del tempo non ci rassicurano. Per le prossime 48 ore sono previste ancora precipitazioni nevose importanti. Dalla Protezione Civile ci informano che c'erano precipitazioni per circa 40-50 centimetri di neve oltre a quella già caduta, ma un problema particolare ora con le gelate è rappresentato dalle candele di ghiaccio sui tetti. Quindi abbiamo emesso un'ordinanza di rimozione nei confronti dei proprietari e stiamo in questo momento recintando tutte le strutture pubbliche dove questo problema è abbastanza evidente. Ci sono delle candele sopra il metro e quindi la circolazione dei cittadini diventa abbastanza disagiata. È pericoloso in questo momento camminare sotto le grondaie dei tetti. Invito i cittadini a guardare un po' in alto e rendersi conto e camminare per quanto possibile al centro della strada. Informo anche che sono state chiuse le strutture pubbliche, le scuole sono chiuse, come già si sapeva, fino a mercoledì compreso, ma prevedo un'ordinanza che probabilmente andrà oltre il mercoledì. Abbiamo chiuso strutture pubbliche come il bocciodromo, che ha una quota di neve sul tetto di circa un metro, e la palestra piscina Panichi Pierette e altre strutture pubbliche che in questo momento non ci sono problemi immediati, ma per precauzione abbiamo pensato di emettere l'ordinanza di sospensione delle attività. Lasciamo il sindaco Catena al lavoro di coordinamento dei soccorsi nella sala operativa allestita nel comando dei vigili urbani e prima di tornare a vedere le immagini notturne dei vigili del fuoco al lavoro sui tetti della città, diamo uno sguardo come si presentava oggi il centro storico di Cagli. In alcune vie e piazze la neve è stata in parte rimossa, ma i problemi continuano soprattutto nei vicoli. Infatti ancora un po' ovunque ci sono cumuli ed auto semisepolte dalla neve. In queste immagini vediamo i mezzi di una ditta privata al lavoro per ripulire il piazzale della Croce Rossa. Una situazione, come abbiamo visto, che stenta a tornare alla normalità. Uomini e mezzi sono impegnati da giorni e anche di notte, l'emergenza continua. Guardiamo ancora i vigili del fuoco impegnati a mettere in sicurezza le grondaie del palazzo comunale. Beh. I vigili del fuoco hanno terminato il loro lavoro e
adesso si aspetta una nuova nevicata come annunciato dalla Protezione Civile. Questa notte è stato annunciato che ci saranno altri 30-40 cm di neve, stiamo a vedere, ma nel frattempo vediamo alcune immagini suggestive del centro storico nelle ore notturne che con la neve sono davvero belle. Buonasera. You think that I shouldn't still love you, I'll tell you that. But if I didn't say it, well I'd still have felt it. Where's the sense in that? I promise I'm not trying to make your life harder. I'll return to where we were. But I will go down with this shame, and I won't put my hands up and surrender. There will be no white flag above my door. I'm in love and always will be. I know I left too much mess and destruction to come back again. I cause nothing but trouble. I understand if you